Ecco, vabbè, questa è una cosa che abbiamo un pochino già eviscerato. La psicogenealogia è un metodo creato da Hans Selye negli anni Ottanta, è analisi transgenerazionale, quindi si lavora su almeno tre generazioni, quindi sulla persona, la generazione della persona, la generazione dei genitori, la generazione dei nonni e possibilmente dei bisnonni. Quindi è transgenerazionale nel senso che bisogna avere le date di nascita e di morte di tutto questo, perché la psicogenealogia ipotizza che attraverso le date arrivi il destino dell'antenato. Cioè è l'idea dell'inconscio collettivo, l'inconscio collettivo dà il compito a un discendente di risolvere qualche cosa che è accaduto appunto non risolto dell'antenato. E diciamo, il modo che ha è farlo nascere in una data anniversario rispetto alla nascita, alla morte, o essere concepito, anche essere concepito o nascere in una data anniversario rispetto alla nascita o alla morte dell'antenato. Quindi questa è la psicogenealogia. Fa riferimento alla sindrome di anniversario, cioè questa sindrome che è stata evidenziata da Hans Selye, dove si evidenzia appunto che ci sono delle date che ci collegano agli antenati e quindi si parla di date di giorno, di mese e di decenni anche. E attraverso queste date, in sostanza, come dicevo, l'inconscio familiare dà un compito a un discendente e finché il compito non sarà concluso, si continuerà a passare di generazione in generazione. Il lavoro è con l'albero psicogenealogico, qui ne vedete uno schema. Quando si disegna un albero psicogenealogico non è mai così, non è mai assolutamente così, perché in realtà si fanno dei lapsus ed è la cosa interessante. Quando si disegnano i quadrati e i tondi non sono mai così, le distanze, come poi vedete forse in quello dietro, sono diverse, però grosso modo. Questo è un albero e quando lo disegniamo su un grande foglio abbiamo un po' il riassunto della storia familiare con tutti i problemi che possono essere accaduti e appunto magari non risolti. Sì, dov'è l'altra slide? Le costellazioni familiari penso che tutti le conosciate, sono una messa in scena della storia familiare su più generazioni, sono state create da Hellinger, come dicevo, anche queste negli anni Ottanta. Hellinger era missionario in Africa e poi ha fatto degli studi sistemici e ha creato questo metodo, il metodo delle costellazioni familiari. Già Moreno aveva creato negli anni 20 un metodo che aveva a che fare col teatro, quindi con la messa in scena di storie familiari o non familiari, comunque di storie. La differenza sostanziale tra questi due metodi, cioè quello delle costellazioni familiari e quelle dello psicodramma, è che nello psicodramma si recita, mentre nelle costellazioni assolutamente non si recita, si deve solo sentire quello che si prova in certe posizioni. Quindi è sul sentire, non è né sul recitare, non c'è un copione, ma si deve sentire quello che si prova. E poi io, avendo avuto formazione in questi due campi, ho creato il metodo delle costellazioni psicogenealogiche. Costellazioni psicogenealogiche che sono l'unione di questi due metodi e si disegna il genosociogramma, cioè questo albero genealogico, e poi si fa la costellazione, come dicevo, e altri atti simbolici. Costellazione che io propongo in individuale, non di gruppo, quindi anche questa la vediamo, perché è un metodo che permette più facilmente alle persone di entrare in contatto con la propria storia familiare. La psicogenealogia è junghiana perché ha un approccio psicanalitico, abbiamo detto familiare su più generazioni, minimo tre. Le connotazioni psicanalitiche riguardano
i lapsus che le persone fanno quando disegnano l'albero genealogico, perché come le persone che sono qui, che lo sanno perché l'hanno fatto, disegnare un albero genealogico non è mai una cosa rilassante o tranquilla, cioè quando si è davanti al grande foglio bianco e si disegna la propria famiglia, entrano sempre delle emozioni e ci sono sempre dei movimenti interiori e spesso questi poi si esprimono attraverso dei lapsus grafici che diventano occasione per un'analisi, cioè il lapsus grafico ci può dire che cosa l'inconscio vuole dire, sta cercando di dire, un po' come nel sogno, quando l'inconscio vuole dirci qualche cosa, il lapsus grafico ci dice qualcosa che l'inconscio vuole esprimersi. Quindi le teorie, sono andata avanti, sì. Quindi le teorie di Jung, dove si parla appunto di un inconscio collettivo, l'approccio centrato sulla persona, perché Carl Rogers è un altro accompagnatore che ha rivoluzionato il modo di accompagnare le persone. Carl Rogers ha detto che le persone hanno il problema, ma hanno anche la soluzione al loro problema, e questo ha creato la figura del facilitatore, cioè la persona, cioè l'accompagnatore, non più il terapeuta, ma l'accompagnatore che può facilitare la persona a entrare in contatto con le proprie risorse. E questa è la rivoluzione che ha fatto Carl Rogers. Non c'è più l'esperto, ma la persona è esperta di se stessa, che mi sembra veramente rivoluzionario Scusa Maura, rispetto posso di. farti una domanda? Non vorrei che dopo fosse. C'è No, scritto, no, no, una non c'è persona problema. chiede, cos'è il lapsus grafico? Lo spieghi meglio? Allora, lapsus grafico è, per esempio, quando torniamo un attimo magari al genosociogramma, se ci riesco, perché non è detto, sì, ci devo riuscire. Vabbè, eccolo qua. Per esempio, le persone disegnano se stesse, se sono delle donne, come un tondo, o gli uomini come quadrati. Può capitare delle volte che il tondo sia aperto, o che il tondo sia ovale, o che il tondo della persona è più grande di quello degli altri, o che i collegamenti, come ci sono questi collegamenti, sono più stretti o più lunghi. Qui è un caso, appunto, forse ne ho un altro da farvi vedere più. No, sono tutti graficamente così. Quindi il lapsus grafico è la persona crede di aver disegnato un tondo, in realtà ha disegnato un ovale, oppure per il papà ha disegnato un rettangolo invece che un quadrato, o non ha chiuso il quadrato. Veramente nel lavoro dell'albero si fanno continuamente quelli che potrebbero sembrare degli sbagli, degli errori grafici, che in realtà sono dei lapsus, sono qualche cosa che se andiamo a approfondire insieme stanno dicendo qualcos'altro. Quindi l'ovale per me significa, e la persona solo lo sa cosa significa, ma per esempio se fossi io a averlo disegnato, potrei dire che l'ovale significa che sono schiacciata, che sono oppressa, che mi sento oppressa da questa famiglia, quindi mi sono disegnata invece che tonda, ovale. I lapsus grafici sono questi sostanzialmente. Poi posso collegarmi, per esempio, vedete io qui, Mariolina, per esempio, è collegata con la coppia dei suoi genitori. Allora magari mi collego stretta, molto vicina. Allora, cosa vuoi dire con questo? Ecco, la persona si interagisce, gli si chiede cosa può significare il fatto che ti sei messa così vicina rispetto ad altri, così vicina alla linea della coppia dei tuoi genitori. E la persona ci dirà la ragione per cui si è messa così vicina, perché è rogersiano anche questo. Il lapsus lo vediamo insieme, ma la spiegazione del lapsus è solo la persona che la dà. Spero di essere stata abbastanza chiara. Sì, molto, molto. Ok. Ecco. E comunque lapsus se ne fanno tantissime, quando, ripeto, qui c'è qualcuno, visto, che ha già fatto che conosco, che ha già fatto l'albero, e potrebbero dirmi sicuramente che è una grossa emozione disegnare il proprio albero. Molto. Già
Già entrare, già vedere l'albero per me era già un lavoro già a metà, veramente emozionante vedere proprio nell'insieme il tutto e sentirsi proprio parte del sistema, molto molto. Sì. Sì, perché poi quando poi si riassume vicino a ogni simbolo dell'albero genealogico quello che è successo nella storia per la persona, no? Cosa gli è successo, l'emigrazione, è stato in guerra, c'è stato un incidente, un piccolo riassunto della sua storia. Quando facciamo questo, poi alla fine abbiamo veramente un romanzo grafico. Abbiamo scritto un romanzo grafico che vai a leggere, poi può diventare anche la struttura di un vero e proprio romanzo familiare, perché lo puoi poi trascrivere. Ed è molto interessante, indubbiamente. Ed è molto emozionante, è un'emozione che appunto. Allora, Jung, perché Jung ha parlato dell'inconscio collettivo, quindi attraverso il pensiero junghiano siamo arrivati a dare un senso a questo fatto che portiamo queste cose agli antenati, perché è presente tutto questo nell'inconscio collettivo. Jung è stato un grandissimo pensatore, la sua ricerca personale l'ha portato a scoprire delle cose molto profonde, la questione dell'ombra, e un approccio che è centrato sulla spiritualità, per questo è abbastanza importante. E peraltro a Jung dobbiamo un concetto molto molto interessante che è quello della sincronicità. Sincronicità che poi è stato, che adesso veniamo qui, che poi è stata confermata anche dagli studi di Sheldrake. La sincronicità è un rapporto tra il nostro stato psichico e una realtà esterna. Ovvero, per esempio, sto facendo una ricerca genealogica e improvvisamente viene scoperto in un cassetto, in una vecchia, un vecchio armadio, il libretto di famiglia che in realtà mi dà la possibilità di continuare queste ricerche. Ecco, questo che può essere considerato un caso, in realtà è una sincronicità. E di sincronicità, quando le persone cominciano ad avere una sensibilità e ad accorgersene, ne accadono veramente tutti i giorni, cioè una realtà che è in qualche modo influenzata dal nostro stato psichico. Questa ipotesi di Jung è stata confermata da Sheldrake quando ha parlato dei campi morfici, cioè di campi di energia che sono intorno ai sistemi e che hanno una memoria collettiva. E Sheldrake, questo l'ha fatto attraverso degli studi, e si è compreso che in realtà il cervello non è un organo di stoccaggio della memoria, ma un'antenna che si mette in contatto col campo morfico. Quindi di Jung tengo molto a cuore il concetto di sincronicità, che è molto importante nel lavoro di psicogenologia, perché nel corso del lavoro di psicogenologia di sincronicità ne accadono sempre. Non si tratta di magia, si tratta proprio di questo concetto che evidenzia che il nostro stato psichico può modificare la realtà.